Bene, stasera avevo in cuore di condividere con voi la storia di un uomo, qualche minuto, per così considerare quello che ha vissuto un uomo incontrando Gesù. La troviamo in Matteo, la storia, Matteo 9, dal verso 9, e dice che poi Gesù, partito di là, passando, vide un uomo chiamato Matteo che sedeva al banco delle imposte e gli disse: Seguimi. Ed egli, alzatosi, lo seguì. E mentre Gesù era a tavola in casa, sopraggiunsero molti pubblicani e peccatori e si misero a tavola con Gesù e con i suoi discepoli. I farisei, veduto ciò, dicevano ai suoi discepoli: Perché il vostro maestro mangia con i pubblicani e con i peccatori? Ma Gesù, avendoli uditi, disse: Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Ora andate e imparate che cosa significhi: voglio misericordia e non sacrificio, poiché io sono venuto a chiamare dei giusti, ma dei peccatori. Fino a qui la lettura. Quello che vorrei sottolineare subito, e che ritengo estremamente importante, come con una sola parola Gesù riesce a cambiare la nostra vita. Quest'uomo incontra Gesù e quello che ode è una parola: seguimi. E questo seguimi ha un effetto dirompente per la vita di Matteo. Matteo riceve una chiamata unica, speciale, e questo è importante che lo comprendiamo, perché è importante sapere che in un attimo la nostra vita può essere cambiata dal Signore. A volte ci facciamo dei percorsi mentali, ci facciamo dei percorsi di vita per riuscire ad arrivare a un cambiamento. Questo verso, come altri passi della parola, ci confermano che Dio in un attimo, con una parola, può cambiare la nostra situazione. Con una parola ha creato il mondo, con una parola ha diviso le tenebre dalla luce, con una parola ha dato vita alle piante. La sua parola è tremenda, la sua parola ha un potere devastante per noi. E Matteo ne ha a che fare. Matteo incontra Gesù. In quel momento i due si guardano e Matteo era un personaggio unico, era un esattore delle tasse, era uno che aveva a che fare con i soldi degli altri, estorceva il denaro, non aveva nessuno scrupolo andare a chiedere i soldi o a farseli dare. Era amico dei romani e a quei tempi non era una bella cosa. Perciò aveva una nomea che non era bella, era un uomo tenuto a distanza, visto male, e tutto questo nel cuore di Matteo pesava tanto, al punto che lo faceva stare male. Dove l'ho letto questo? Lo dice Gesù più avanti, quando Gesù dice ai farisei: Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Come per dire: Io sono venuto qui proprio per chi sta male, per chi ha il cuore malato. E Gesù vide in Matteo un cuore malato. E quest'uomo quindi si vuole far curare da Gesù. E questo è importante. Se vogliamo uscire fuori dalla nostra situazione, dobbiamo avere il desiderio di farci curare da Gesù. Per molti Matteo era una persona etichettata, l'ho appena detto, una persona che aveva un titolo brutto, era forse temuto, era tenuto lì a distanza. Ma il verso 9 mi piace perché ci dice subito: Poi Gesù, partito di là, passando, vide un uomo. Mi fa riflettere, perché noi quando poi andiamo in giro, vogliamo essere quel sale, vogliamo essere quella luce, a volte non vediamo uomini o donne bisognosi, ma vediamo etichette, vediamo: Ah, io con quello non parlo, forse con quello non scambio parole perché quello ha questo stile di vita, perché quello può essere una prostituta, perché quello così, quello là. Guardate, Gesù ci insegna, con questo verso dice che lui vede un uomo.
Lui vede attraverso le spine, lui vede attraverso il rovo, lui vede attraverso il fogliame. Gesù vede un uomo, con me ha visto un uomo, con te ha visto un uomo. Gesù guarda il nostro cuore, è scritto. Lui guarda nelle profondità del nostro cuore e vide un uomo che aveva un cuore malato e che doveva curare. Mi piace perché Dio non guarda il nostro peccato. Il peccato è devastante. Se guardasse il peccato, vedrebbe veramente un abominio. È qualcosa di tremendo a guardare, ma va al di là. Quindi il tuo peccato può essere così stasera, così forte, così profondo, così radicato nella tua vita. Sappi questo, che Gesù va al di là di tutto questo e sta guardando il tuo cuore, sta guardando la tua sofferenza, sta guardando la tua necessità. E sta guardando anche quel grido che tu stai mettendo nell'aria dicendo guariscimi, Signore, toglimi da questa situazione. È il grido che aveva Matteo. Matteo stava gridando in questo modo perché forse nessuno lo vedeva, forse nessuno riusciva a capire quello che c'era nel suo cuore, ma solo Gesù, avvicinandosi a lui, riuscì a capire che Matteo era bisognoso del medico. Se lo meritava. No, assolutamente. Nessuno di noi si è meritato l'amore di Dio. Quello che Dio ci ha dato è un dono. Quello che stai vivendo è un dono. E questo dono è per tutti. Questo dono è per chiunque in questo momento sente il bisogno di cambiare la propria vita, sente il bisogno di lasciare tutto ai piedi di Cristo. Io non so chi sta ascoltando, non so in questo momento chi sta ricevendo questo messaggio, ma una cosa so per certa, che Gesù può con una sola parola cambiare la tua vita, cambiare tutto quello che hai vissuto fino ad oggi. Può diventare come è stato per Matteo, tutta storia in un attimo. Appena ha sentito queste cose, Matteo, che era seduto al banco, lasciò tutto, alzatosi, lo seguì. Lasciò lì le monete, lasciò lì il suo passato, lasciò lì metaforicamente chi era lui in quel momento. Tutto rimase lì. Perché lasciò tutto? Perché quello che stava offrendo Gesù era superiore a quello che lui stava vivendo in quel momento. Quello che può offrirti Gesù, quello che può dare Gesù alla tua vita è superiore a quello che il mondo ti sta offrendo. Tu potresti vivere nell'oro, potresti vivere nei beni più sfarzosi, ma guarda, Matteo stasera ti potrebbe dire: quello che mi ha offerto Gesù è molto di più di quello che io stavo vivendo, è molto di più quello che Dio vuole dare alla tua vita. Matteo abbracciò subito questa opportunità, non se la fece scappare. È come se in questo momento dicesse: non mi interessa più, finalmente Gesù è venuto nella mia vita e mi aggrappo con tutte le mie forze per far sì che la mia vita cambi. Quest'opera potente di Cristo è ancora oggi, è qui, davanti a te, così come lo è stato per Matteo, lo è stato per me, lo è stato per tante persone, può esserlo per te, perché è scritto che Gesù è lo stesso. Ieri, oggi e in eterno. Quello che vuole fare Dio nella tua vita è così importante, così bello, così rivoluzionario. Oh, quello che Dio vuole mettere in campo per te è così forte che tutto quello che tu stai vivendo, brutto che esso sia, puoi buttartelo alle spalle, dimenticarlo e Dio farà di te una persona nuova. In questa festa che Matteo fa a casa vengono delle persone e cominciano a puntare il dito e dicendo che non era degno di questo, ma il tuo maestro mangia con i pubblicani, con i peccatori. Come dire, ma voi non siete degni di mangiare col maestro. Guarda, ci sarà sempre chi metterà in discussione la tua scelta, ci sarà sempre chi punterà il dito. Non ha puntato Gesù il dito verso di te, questo è importante. Non importa quello che dicono gli altri, non importa quello che dirà il mondo. Se tu abbracci la fede, se tu abbracci il Signore, avrai accanto a te altri peccatori come te che sono stati salvati per grazia e che vogliono seguire il Signore con tutto il cuore. Gli altri metteranno sempre in discussione le tue scelte, ti criticheranno per quello che farai. Hai lasciato, hai cambiato. Sì. Perché quello che io oggi vivo è più importante di quello che
stavo vivendo. Che cosa ha lasciato Matteo lì? Umanamente avrà lasciato dei soldi, avrà lasciato quello che era il suo lavoro, il banco, tutto è rimasto lì. Che cosa dobbiamo lasciare noi per seguire Cristo? Sicuramente il peccato è la prima cosa che dobbiamo lasciare. Finché il peccato ce lo teniamo stretto, questo cambiamento di vita non ci sarà mai. Finché noi ci porteremo dei soldi. Immagina se Matteo per un attimo si portava dietro i soldi. Sì, signore, ti seguo, però mi devo portare i soldi perché domani ricomincio a sistemare le cose, metto a posto tutto, poi continuerò a seguirti. Matteo non fa questo. Matteo lascia tutto. Se il Signore parla al tuo cuore in questa sera, lascia tutto all'istante, il tuo peccato, le tue abitudini, tutto quello che fino ad oggi era stato il tuo stile di vita, fermati, lascia tutto. Il Signore ti darà la forza per non pensarci più e cambierà il tuo cuore, curerà il tuo cuore per darti una vita nuova. Io non so se tu senti il bisogno di questo, non so se tu sei arrivato al punto di voler cambiare vita veramente. Finché non ti senti malato, Gesù l'ha detto, io sono venuto per i malati. Se ti senti sano, non hai bisogno del medico. Se ti senti giusto, non hai bisogno di Gesù. La tua giustizia ti sta accompagnando. Ma se questa sera l'umiltà, tocca il tuo cuore, ti riconosci bisognoso di un intervento divino nella tua vita, guarda, basta una parola. Signore, aiutami. Signore, salvami. E questo farà di te un malato preso in cura da Cristo e Cristo cambierà la tua vita. Farà un miracolo così grande, farà un miracolo così potente, gli altri lo vedranno, verranno lì a guardare, ma tu eri Matteo, quello che frodavi, eri quello lì, oggi sei un'altra persona. Sì, oggi sono un'altra persona, come io sono un'altra persona, per la grazia di Dio, per l'opera meravigliosa che Dio ha fatto nella mia vita. Perciò l'invito che vogliamo farti, tutti noi stasera, è quello se ascolti questa voce meravigliosa di Cristo, lascia tutto ai suoi piedi, segui Gesù, vale la pena. Matteo ha reputato che valesse veramente la pena seguire Cristo, lasciando tutto. E il Signore farà di te un uomo nuovo, una donna nuova e ti abbonderà di ogni benedizione. Vorrei pregare per te, vorrei pregare per la tua vita. Vorrei pregare per questa opportunità che stasera abbiamo di stare insieme davanti alla presenza del Signore. Padre Celeste, Dio meraviglioso, Signore, in questo momento ti prego per chi sta ascoltando questo messaggio, ti prego per chi in Amen. questo momento è con il cuore malato, con il cuore distrutto, con la vita in fin di vita, Padre, nel nome di Gesù, Padre. Noi ti preghiamo affinché la tua opera miracolosa entri nella vita di queste persone, che la salvezza entri in quella casa e che il nome tuo, il tuo grande nome, possa essere innalzato nel cielo. Dio ha vinto, Dio ha cambiato la mia vita. Sì, Signore, come l'hai fatto per noi, ti preghiamo che questa potenza possa arrivare nel cuore dei miei amici. Te lo chiediamo nel nome di Gesù, che è il benedetto in eterno.